Buongiorno ragazzi. Ciao maestro. Ciao. Allora, oggi andiamo a vedere la bandeca. La vediamo dopo che abbiamo visto le vole, perché la bandeca fa parte della famiglia delle vole. Ok, è una sorta di vole alta. Quindi andiamo un secondo a rivedere la posizione della vole. Cioè tu sei vicino alla rete. Ok? Bravissimo, posizione. Quindi adesso la palla non ti arriva più in linea qua. Ok, per la volée, ma ti arriva più alta, quindi hai una ricerca diversa. Quindi se ti arriva più alta, vai a cercarla, bravissimo, ti metti laterale, grande chicco, laterale, la palla arriva, in questo caso tu vai a colpirla un po' dall'alto, ma sempre col braccio steso, cioè nella bandeca non usiamo il gomito. Quindi abbiamo una ricerca laterale col braccio disteso, mano sinistra sempre davanti in ricerca di palla. Possiamo, abbiamo sempre la Continental, possiamo girare un po' la racchetta come avete fatto con la faccia che guarda un po' più in alto, cerchiamo l'impatto, nell'impatto ruotiamo il busto, andiamo e torniamo in posizione. Cioè questa rotazione ci permette di dare anche spinta alla palla, ok? Importante, si può colpire. La bandeca non è che c'è un'altezza di impatto predefinita. Poi possiamo colpirla all'altezza della testa, all'altezza dell'occhio o più in alto, in base alla ricerca. È fondamentale la ricerca. Cerco, ho una posizione buona, colpisco. E ci serve per non perdere la rete. Perché potresti dover fare una bandeca su un pallonetto fatto male, su un pallonetto fatto benino, ma tu sei bravo in ricerca, quindi colpisci e ritorni a rete e mantieni la posizione offensiva a rete. Ok? Proviamo a farlo dall'altra parte. Chicco, iniziamo con una volée e poi inizio ad alzare la palla, quindi vai. Ti ho messo in panchina comunque. Lo so, però i miei compagni sono forti, eh. No, vabbè, anche tu comunque te la cavavi, dai. Io. Chicco, esci da quella. Era un momento triste questo. Sei in panchina con me, prima eri in campo. No, a parte tutto, perché ti piace così tanto questo sport? Perché è uno sport che ormai non è così impattante fisicamente, però ti permette di fare attività fisica e di divertirti con i tuoi amici. Cerca, bravo. Cerca di fare un colpo profondo e sicuro, in modo. Perché la bandeca è fondamentale per non perdere la rete, cioè non è detto che devi fare il punto con la bandeca, poi lo vediamo come si fa il punto. Adesso stiamo cercando di fare una bandeca in modo da tenere l'avversario dietro a fondo e in difficoltà. Vai! Sì, perché un'altra cosa simpatica è che magari non ritrovavi, cioè hai ritrovato degli amici, almeno a me è capitato così, che magari non sentivo, ci siamo ritrovati in un campo di padel quasi a nostra insaputa, magari del liceo, e poi magari ci siamo rivisti per una partita, per una birra. È una cosa curiosa questa. Poi è uno sport democratico, nel senso che possono giocare tutti a tutti i livelli. Quattro generazioni, 4 o 5, da un ragazzo di 15 anni a un sessantenne. Sì, assolutamente sì. E forse questa è la bellezza. È la bellezza ed è forse il segreto del successo di questo sport. È arrivato in ritardo, secondo me, almeno da noi in Sardegna. In ritardo, però è riuscito a imporsi in una maniera talmente veloce che quel ritardo è stato completamente recuperato. Sì, assolutamente sì. Basta guardare il numero di circoli che ormai ci sono in città. Chicco, mi sembra che sei più bravo di Alex, eh? Vai! Bravo! L'importante è la ricerca, la state facendo bene. Un po' più alta, cerca. Bravo, ritorna a rete. Tecnicamente questi due colpi sono fondamentali per te. Sono fondamentali perché la bandeca ti permette di non perdere la rete e quindi di rimanere in una posizione tale da poter fare il punto più facilmente. La vibora è un colpo che già il livello avanzato fa bene, solo il livello avanzato fa bene, però è un colpo che fa assolutamente la differenza. Vai Chicco! Segui! Bravo! Vai!
L'importanza delle lezioni è fondamentale, soprattutto fare quel saltino in più, oppure dici, puoi anche consigliare, no, vabbè, giocate come vi pare. No, io soprattutto nella fase iniziale qualche lezione la consiglio. Tu l'hai presa, sì. Io l'ho presa, però anche perché un minimo di tecnica la devi acquisire. Adesso vediamo la vibora. Allora ragazzi, dopo che abbiamo visto la bandecca, dobbiamo vedere la vibora, che è un po' diverso, è un concetto un po' diverso. Siccome non la sapete fare, chiamiamo Erika, che... Non si fa neanche provare. No, perché prima vedete come si fa. Ragazzi, scusate. Allora, quindi, no, però rimanete qua. Che dovete guardare. Allora, in questo caso, quindi, abbiamo la prima procedura. Siamo sempre vicino alla rete, supponiamo che hanno cercato di farci un pallonetto, ok? Quindi andiamo in ricerca di palla alta. Ok. In questo caso non si usa, si usa il gomito. Quindi questa, la vibora rispetto alla bandecca è della famiglia degli smash. Quindi ha una velocità di esecuzione molto più elevata. Vai Erika, prova, cerchi, esatto. C'è lì, quindi cosa ha fatto? Ha usato il gomito. Ha fatto cadere la racchetta dietro la testa per dargli la caduta verticale e la velocità ed è andata avanti, cioè ha lasciato andare il braccio. In questo caso ha dato anche un effetto alla palla, ha dato complessità, ha dato velocità e effetto, quindi complessità di palla. Rifallo e poi andiamo a vederlo lì. Cerchi, vai, vedete? Perfetto. L'uscita è fondamentale e l'impatto è un po' più basso rispetto alla bandecca, cioè all'altezza dell'occhio, è qua. Ok? Dai, proviamo. Allora, raga, adesso proviamo la vibora. Allora, Erika, vieni avanti. Facciamo una volée, una o due vibore, ok? Anche nella vibora si cerca di non perdere la rete. Quindi proviamo. Dai, volée. Com'è Erika, da un punto di vista non tecnico ma umano? La verità, cioè, come dicono i giovani, tutta, la verità. Ok, la verità, cambio, vai Chico. Questo circolo è delizioso, è un circolo familiare, è un circolo dove tutti stiamo bene, si ride molto, ci si prende in giro, così come ci si deve prendere in giro. Alex, in questo è un fenomeno. L'abbiamo sentito i giorni scorsi, è veramente figo. È tutta pronta. È uno showman, gli piace proprio. La vibora possiamo sprigionare più velocità, più energia, è un colpo di chiusura. Quindi se vuoi cercare un angolo, l'importante è che rimanga bassa la palla, vai. Cerchi, vai. Bella! Questo è un colpo. E invece il più introverso, secondo me, no? Il più introverso è Chico. Chico è il più introverso, lui è l'uomo, il saggio del gruppo. Bisogna ascoltarlo. Parla poco, no? Però quando parla è una sentenza, è la Cassazione. Tutti muti, quando parla lui, poco ma... Qua c'era un bel taglio, avete visto come la racchetta è andata avanti e ha dato proprio il taglio. Quel taglio, quell'effetto, permette alla pallina di rimanere bassa. Ok, una buona vibora, in una buona vibora la palla non sale. Veramente, ci completiamo, ridiamo, scherziamo e ci divertiamo, veramente. Ma è bella quella parola che hai usato, famiglia, perché poi alla fine, al di là dei tornei, al di là dello sport, al di là della competitività, perché vogliamo vincere tutti, non è che... Però la parola famiglia è importante usarla, non è buttata lì. Ok, la velocità c'era, però la pallina è salita troppo, ha chiuso. Non deve fare questo nel finale, deve riuscire a fare questo. La racchetta va avanti e continua col taglio, col back. Bella! Tu vuoi farmi male, Alex? Buono! Scusami! No, assolutamente. Forse è il motivo per cui questo circolo, che è nato da pochissimo, ha richiamato molti giocatori. E ne richiamerà anche di più adesso. Adesso anche di più. Adesso anche di più. Hanno scoperto il segreto. Eh sì. Vai un'altra, Erika. Bella, brava bella Erika. Questa, molto bella. Erika, molto brava.
questo colpo lo fa molto bene. L'impatto giusto, il tempo avanti, giusto, sì, davanti. Assolutamente sì. Erika, questo lo fa molto bene. Voto 8, diamo le pagelle. Anche per mezzo, anche per mezzo. Anche Alex, questo colpo lo fa bene. 8 anche Alex. 8 meno, Alex. 8 meno, giusto. Altrimenti si gazza troppo il ragazzo. Vai! 'Cora puoi fare meglio, Kiko, vai! Ok, vai Alex! Scende. Bellissima, vai Alex! Attento, questa era troppo laterale. Un po' più centrale, Erika. Quasi. Va bene, per oggi è andata. Grazie. Ognuno ha le sue caratteristiche. Quindi, grazie maestro. Ma diciamo che... Però la più forte mamma è sempre mia. Erika. Giusto. Estrema.